C'era una volta, tanto tempo fa, un orco che viveva all'interno di un villaggio sommerso da una palude. Pioveva a dirotto e ad un certo punto l'orco andò fuori nel sorticello e notò che tutte le piante, i fiori e le verdure, erano andate perdute a causa di un tornado e di una vasta pioggia cadente. Tra le verdure aveva piantato anche delle carote e del radicchio magico per curare tutti i mali del mondo. Era una perdita grave, ma purtroppo la natura a volte è strana e non si può fermare in quanto le sue scelte a noi non sono sempre comprensibili. Una notte l'orco, invece di restare nel suo morbido letto fatto di tavole marce e foglie di acero, andò all'interno della foresta per vedere se per caso riusciva a trovare il radicchio magico, almeno quel po che bastava nel caso ci fossero state delle gravi malattie da guarire. Ad un certo punto, nel buio più profondo, un albero dalle foglie come il carbone ardente prese vita, muovendo ogni ramo intorno a sé e cominciò a spingere tutto ciò che lo circondava. Le foglie cadevano una ad una e tutto questo perché l'orco aveva svegliato nel suo sonno l'albero nero. Una foglia cadde sul capo dell'orco e l'orco cominciò ad agitarsi per lo spavento. Era una scena spaventosa, ma col tempo era magica e ben nitida, in quanto, nonostante la notte li avvolgesse, le stelle e la luna davano loro la luce sufficiente per illuminare il circostante. L'orco capì che quello non era il suo posto e decise di lasciare stare tranquillo l'albero magico e la luna, col suo bagliore bianco e candido, illuminò una strada, la strada del ritorno. L'orco la imboccò immediatamente e riuscì a fuggire da quel massiccio albero spaventoso e straordinario. La luna, come se capisse e comprendesse l'accaduto, aggiunse sui suoi profondi crateri un accenno di sorriso e l'orco, salvo e finalmente non più impaurito, riuscì ad addormentarsi, pensando a quell'albero e al fatto che lo avrebbe voluto incontrare in circostanze diverse. Chissà. Forse sarebbe potuto diventare un suo amico. L'indomani il sole, col suo abbraccio caloroso, svegliò l'orco arguto e diede a lui una forza rigenerativa per percorrere la strada della notte precedente e ritornare dal magico albero per poter cercare di approcciarsi con lui in modo differente. Prima di partire, per ritornare nella foresta, decise di porgere un dono all'albero. Ma cosa poteva mai portargli? Cominciò a pensare e a riflettere attentamente: il dono sarebbe stato il suo biglietto da visita, l'invito per una buona amicizia oppure per una cattiva nemicizia. Dunque, tra le varie scelte, i suoi occhi dolci si soffermarono su un raro fiore purpura, con venature bluastre e intense come le gocce di rugiada che scendono dalla cascata più alta della montagna. E in quel momento capì che quel fiore poteva essere la scelta giusta, in quanto meraviglioso al pari del magico albero nero. Mentre l'orco camminava nella foresta, cominciò a sentire dei rimbombi sempre più intensi e cominciò a tremare. Gli davano una sensazione negativa, molto negativa. Non era come la notte precedente dinanzi al magnifico albero, no, era più una paura non piacevole. Ad un certo punto sbucò dal nulla l'albero che con grida allucinanti scappava verso il fiume, inseguito da esseri strani, forse erano degli umani, ma in quel buio non si riusciva bene a distinguerne i volti. Avevano degli oggetti strani affilati tra le mani. L'orco capì che l'albero era in pericolo e decise di farsi coraggio e di aiutarlo. Cominciò a creare delle trappole per questi esseri cattivi, in modo tale da rallentarli e bloccarli, così l'albero poteva nascondersi tra gli alberi normali grazie ad un incantesimo di protezione. Quegli esseri spaventosi, angosciati da tutti quei rallentamenti e ostacoli, decisero di lasciar perdere e di ritornare indietro ai loro cavalli. Nel frattempo, l'albero, nascosto tra i rami e le foglie, guardava l'orco che aveva fatto tutto questo per lui. Appena tutti gli esseri se ne andarono, l'albero uscì e spezzò l'incantesimo per farsi vedere dall'orco. Con fare elegante, ma con poche parole, l'albero lo ringraziò per la gentilezza dimostratagli e gli donò un oggetto sacro. Questo oggetto a me caro, disse, mi venne donato da una donna, la principessa delle acque di sorgente. C'è un incantesimo intorno a questo cristallo, disse l'albero, incastonato nel cerchio di quercia di montagna. Potrai usarlo per incontrarmi nei tuoi sogni. Questa foresta è la mia casa. Ed io sono il protettore di tutti gli alberi e gli esseri viventi di questo bellissimo luogo. Non posso restare qui con te e devo sempre nascondermi per non farmi trovare. Sono l'unica speranza per rendere questa foresta un posto sicuro. Il tuo gesto però mi ha commosso e perciò voglio donarti questo cristallo magico. Ne esiste solo uno in tutto il mondo e ho deciso di donarlo a te. Conservalo, non perderlo mai, perché se lo toccasse un'anima oscura si romperebbe il cuore di questo cristallo e non potremmo mai più incontrarci. L'orco a questo punto, ascoltando le parole dell'albero, lo ringraziò e quest'ultimo scomparve nel buio della notte. L'orco tornò a casa e si guardò quel magnifico cristallo color corvino con sfumature rosso-rubino e pensò attentamente a come poterlo proteggere onde evitare che altri lo potessero prendere. L'indomani, svegliatosi pensieroso, ebbe una grande idea. Decise di prepararsi per un ultimo viaggio verso la contea. Arrivato al campo di fiori più vicino, si accorse che vi erano voci urlanti e strillanti. Era finalmente giunto al mercato dei nani. Decise dunque di avvicinarsi al nano più barbuto e gli chiese del legno di quercia. Poi giunse dal nano più giovane e gli chiese una chiave speciale a forma di ala danzante. E infine giunse dal fabbro un nano grande, imponente ma dall'animo dolce e gentile e chiese a lui una serratura magica d'oro zecchino. Per ultimo infine decise di andare dalla strega più imponente e potente della contea e donò lei il fiore che aveva colto precedentemente per l'albero magico e disse a lei, Questo fiore rarissimo io ti dono, per un amico io lo colsi, era per rimediare un perdono, ma adesso i petali sono diventati rossi. Allora la strega rispose, Cosa me ne devo fare? Incredula della richiesta successiva dell'urco. Voglio donarti questo fiore perché nonostante i petali invecchiati a causa del fatto che lo raccolsi e non lo donai subito, ha un potere particolare. Nonostante non lo donai a quest'albero magico, mi fece il dono più grande. Mi diede il coraggio di essere e diventare un buon amico. La strega a questo punto, commossa da tale enfasi nella spiegazione, decise di accettare questo fiore e diede lui ciò che gli aveva chiesto. L'orco tornò a casa e mise il cristallo che gli aveva donato l'albero nello scrigno magico. Lo chiuse nella serratura con la chiave fatata e protetto da un lucchetto magico citò le parole della strega. L'amicizia per me è importante e dunque decido di non vederti più, mio caro amico Albero, per non darti paure e dispiacere nel caso in cui questo cristallo andasse nelle mani sbagliate. Rinuncio al mio desiderio di vederti e di incontrarti per tutelare te e tutta la foresta da persone sbagliate. Col bene più profondo, l'orco mise lo scrigno stregato sotto il letto e questo scomparve e non apparve mai più a nessuno. L'albero lo aspettò nei sogni a lungo. Ma l'orco non arrivò mai. Capì allora di aver fatto la scelta giusta ad affidare tale potere a quell'orco, in quanto il bene a volte è proprio fare ciò che non vorremmo davvero.